Ciao a tutti e a tutte! Domenica c'è stata la diretta qui sul canale in cui abbiamo discusso assieme un'estate con la strega dell'Ovest, quindi adesso direi che è giunto il momento di proporvi i prossimi libri pensati per il prossimo gruppo di lettura. Questa volta cambiamo, non leggiamo un romanzo di narrativa generale, ma andiamo sui classici. Per cambiare un po' le proposte sono stata tutta su libri classici che non possiedo, che quindi non vi ho praticamente, mi pare, mai proposto, e quindi insomma vediamo insieme cosa ho scelto. Iniziamo con La signora delle camelie di Alexandre Dumas, che vi devo dire è stato praticamente impossibile trovare una trama su questo libro. Boh. Comunque ho preso qualche appunto, ovvero trasposizione romanzata della storia d'amore dell'autore con Marie Duplessis. Quindi, storia d'amore, probabilmente riduttivo definirlo così, però il racconto segue il filo dei ricordi del giovane Armand, descrivendo il sentimento forte e febbrile che si impossessò di lui dal momento in cui vide la signora delle camelie per la prima volta. Mi rendo conto che con queste due frasi magari non vi invoglio a leggere il libro, ma non ho trovato di meglio. Poi, altro libro che ho pensato di proporvi, è un libro che voglio leggere da tantissimo tempo e si tratta del Nome della Rosa di Umberto Eco. Ultima settimana del novembre 1327. Il novizio Azzo da Melk accompagna in un'abbazia dell'Alta Italia frate Guglielmo da Baskerville, incaricato di una sottile e imprecisa missione diplomatica. Ex inquisitore, frate Guglielmo si trova a dover dipanare una serie di misteriosi delitti, 7 in 7 giorni, perpetrati nel chiuso della cinta abbaziale, che insanguinano una biblioteca labirintica e inaccessibile. Per risolvere il caso, Guglielmo dovrà decifrare indizi di ogni genere, dal comportamento dei santi a quello degli eretici, dalle scritture negromantiche al linguaggio delle erbe, da manoscritti in lingue ignote alle mosse diplomatiche degli uomini di potere. Vi dico la verità, io non avevo la minima idea che Il Nome della Rosa avesse una trama del genere. Poi, altro libro che sicuramente mi piacerebbe leggere è Orlando di Virginia Woolf. Orlando è stato scritto nel 1928 e dedicato alla poetessa e grande giardiniera Vita Sackville West, di cui per un certo periodo Virginia Woolf fu amante, tanto da far dire al figlio di Vita Sackville West che questo romanzo è la più lunga lettera d'amore della storia. Al centro della narrazione le mirabolanti avventure di Orlando, giovane e melanconico cortigiano dell'epoca di Elisabetta I, il quale nel corso di quasi 4 secoli non solo si troverà a vivere diverse vite, in varie suggestive epoche storiche, ma anche a cambiare sesso, diventando così una donna, dopo un sonno di 7 giorni consecutivi in quel di Istanbul. Aggregata a una carovana di zingari, avrà modo poi di tornare a Londra, rivivendo così dapprima le atmosfere d'inizio Settecento, dei tempi della regina Anna, e in seguito del Romanticismo, fino ai primordi degli anni venti del Novecento, sempre all'inseguimento del vero amore e del senso profondo della poesia. Poi uno di quei classici moderni, questa volta che ancora mi stupisco di non aver letto, Il Signore delle Mosche di William Golding. Nel corso di un conflitto planetario un aereo precipita su un'isola deserta ed è subito Lost. Ah no, ma non c'era il conflitto planetario su Lost, vabbè. Sopravvivono solo alcuni ragazzi che provano a riorganizzarsi senza l'aiuto e il controllo degli adulti. I primi tentativi di dare vita a una società ordinata hanno successo, ma presto esplodono tensioni latenti ed emergono paure irrazionali e comportamenti asociali. Lo scenario paradisiaco dell'isola tropicale si trasforma in un inferno. Il Signore delle Mosche è un romanzo in cui Golding si serve delle forme della distopia per mettere a nudo gli aspetti più selvaggi e repressi della natura umana ed esporre la sua concezione del mondo e dell'uomo. Cioè, questo chiama Erigibi, punto. E finiamo con le proposte. Madonna, questo video è stato così veloce, easy peasy, lemon squeezy. Finiamo con le proposte con un altro classico moderno di un autore di cui ancora non ho letto nulla e di cui voglio assolutamente recuperare un bel po' di opere che sembrano fare proprio per me. Sto parlando in questo caso di 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Il libro racconta la storia centenaria della famiglia Buendía, cioè famiglia Buendía, secolo di storia,
della città di Macondo. In un intreccio di vicende favolose, secondo il disegno premonitore tracciato nelle pergamene di un indivino, Melchiades si compie il destino della città dal momento della sua fondazione alla sua momentanea e disordinata fortuna, quando i nordamericani vi impiantarono una piantagione di banane, fino alla sua rovina e definitiva decadenza. La parabola della famiglia segue la parabola di solitudine e di sconfitta che sta scritta nel destino di Macondo, facendo perno sulle 23 guerre civili promosse e tutte perdute dal colonnello Aureliano, padre di 17 figli illegittimi, e descrivendo in una successione paradossale le vicende e le morti dei vari Buendia. Bene raga, io spero come sempre che ci sia un titolo almeno che vi interessi. Sapete che nel momento in cui esce questo video io vado a condividerlo, vado ad aprire il sondaggio sulla nostra pagina Facebook GB Squad. Se non siete iscritti, volete farlo, trovate il link qui sotto nella info box, come qualsiasi altri social, insomma trovate tutto qui sotto, e vado ad aprire lì il sondaggio. Sapete che potete votare un solo libro, di solito il voto finisce entro 24 ore e sarà decretato il vincitore, poi vediamo insomma quando discutere insieme il libro varrà, vi dirò la data, l'ora, eccetera. Per chi non ha Facebook, tranquilli che poi fisserò un commento qui sotto in cui dico qual è il libro vincitore e anche il giorno della discussione e l'orario. Mi sembra di aver detto tutto. Qua sotto sapete che trovate i libri linkati ad Amazon, IBS e Feltrinelli, con cui sono affiliata, se volete leggervi per conto vostro la trama oppure procedere all'acquisto. In caso sapete che non pagate di più, ma è un modo per voi gratuito di sostenermi qualora vi piacessero i miei contenuti e vi stessi simpatica. Trovate anche il mio account Ko-fi, se volete offrirmi un caffè o un tè virtuale, sempre per sostenermi qualora vi piacessero i miei contenuti, i miei video, le mie foto, no, le mie foto è impossibile che vi piacciono, su Instagram, ok? I miei video. Basta. Ah no, trovate qua sotto sempre tutti i miei social, se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Driz, il canale Telegram, per essere aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale, mi trovate anche su TikTok. Detto questo, respiro e direi che noi ci possiamo vedere in un prossimo video. Ciao!